Lo stesso dicasi per il tema dello sviluppo delle tecnologie di rete. Il GSM, l'UMTS, sono degli standard europei che però si sono sviluppati solo in una certa misura. Sicuramente in Europa il GSM, l'UMTS ha avuto miglior fortuna, ma nel campo delle tecnologie di trasmissione digitali via radio esistono tutt'oggi molti altri standard. Se parliamo invece della quarta generazione, della cosiddetta long term evolution, le cose sono molto diverse, perché siamo già oggi in una situazione dove tre operatori, Vodafone, Verizon Wireless e China Mobile, hanno condiviso il fatto che quella sarà la prossima frontiera, e questo è stato possibile grazie a un rapporto globale tra cliente e fornitori di telecomunicazioni. Detto ciò, dunque, siamo in un percorso di globalizzazione ma incompleto. Che cosa può scatenare la prossima fase di convergenza dei mercati? Innanzitutto dico che c'è un motivo per cui probabilmente i mercati in futuro saranno tanto o forse meno globalizzati di oggi, ed è la scarsità di risorse finanziarie. È venuto meno il grande canale di finanziamento delle acquisizioni rappresentate dal mercato borsistico e del credito, che finanziava facilmente percorsi di espansione. Questo oggi è venuto meno, quindi se c'è una tendenza è verso meno globalizzazione rispetto a più globalizzazione. Ma perché viceversa io credo che il percorso, magari più lentamente, verrà ripreso? Perché in Europa esiste inevitabilmente una competizione tra paesi, una competizione dal punto di vista di chi è più competitivo sul fronte dell'adozione delle tecnologie digitali. Di questo la Commissione europea è molto ben consapevole, e quindi ci sono cinque temi, io credo, sull'agenda di ciascun paese come dell'Europa, e rispondo dunque a una domanda della professoressa Barca che mi ha chiesto quali sono i cinque temi, se dobbiamo identificarne alcuni prioritari importanti per l'Italia e importanti per l'Europa che porteranno ciascun singolo paese ad avanzare e probabilmente a convergere. Ecco, per chiudere io ne cito cinque senza entrare in profondità, ma solo per elencarli. Sono il tema delle regole che riguarda lo sviluppo delle reti a banda larga fissa in fibra, le regole che hanno a che fare con lo sviluppo delle reti in banda larga mobile di quarta generazione, il tema dell'identità digitale, ovvero, mi spiego meglio per evitare equivoci, il grande tema dell'incrocio tra la profilazione dei clienti, che aumenta le capacità di commercializzazione di nuovi servizi anche in mobilità, e i grandi temi della privacy. Questo è un incrocio che va snodato se vogliamo sfruttare le potenzialità legate alla geolocalizzazione. Quarto è il tema della proprietà intellettuale. Anche qui detentori di proprietà intellettuale e gestori di rete dovranno prima o poi mettersi d'accordo su chi fa che cosa, perché altrimenti avremo una situazione da un lato insoddisfacente per la pirateria e dall'altro un mercato che in realtà non cresce e non genera valore. E infine il titolo Internet delle cose, che ha grandissime potenzialità, ha tanti punti di domanda aperti dal punto di vista normativo, però è un'altra frontiera dove non saranno le persone a dialogare ma saranno i terminali, per fornire servizi sempre di più dinamici, evolutivi sul territorio a clienti anche al di là di quello che può essere una scelta d'acquisto momentanea di un singolo cliente. Ecco, questi sono in conclusione, a mio avviso, i cinque temi prioritari sulla base del quale si determineranno i destini, ovvero i successi o meno, dei nostri mercati nazionali ed europeo. Grazie.